La differenza, diciamo, tra, come dire, pubblicare un libro che non ti rovina la vita e pubblicare un libro che ti rovina la vita è che poi tu inizi a odiare quelle pagine. Cioè, quando ci sono stati 10 anni, adesso, la prima mia reazione è stata adesso dovrò ricordare tutto da capo, cioè mamma mia. Buon compleanno Gomorra! L'autore Roberto Saviano festeggia i 10 anni del libro che l'ha portato al successo in compagnia di Marco D'Amore, protagonista della serie tratta dal romanzo. Insieme ripercorrono la strada fatta da Saviano in questi 10 anni, difficili ma necessari. In Italia si è credibili solo quando si muore. Ecco, non avrei mai immaginato di dovermi giustificare l'essere in vita. Una volta è capitato, non lo dimenticherò mai, in aeroporto, ero con i miei ragazzi, così stavamo andando, una signora fa: ma tu qua stai? Spaventatissimo. E io che prego per te, perché ti immagino chiuso in una stanza, vuoi viaggiare? Secondo lei è stato importante che abbiano fatto il telefilm di Gomorra dopo il libro? Ma quella è un'operazione che ha molto a che fare più con l'intrattenimento che con l'indagine. È giusto che un libro che ha avuto tanto successo abbia tante diramazioni. Noi partiamo dalla realtà che racconta Roberto, ne facciamo un racconto di finzione, proviamo a mettere il nostro tassellino, nel mondo dell'informazione di Gomorra, sperando che questo messaggio possa arrivare soprattutto ai più giovani. L'incontro si è concluso con la lettura da parte di D'Amore di alcuni passi del romanzo. Io ti chiedo scusa perché lo so che in queste circostanze gli attori devono essere impeccabili, ma io non lo sarò. Parco Verde spunta appena si esce dall'asse mediano, una lama di catrame che taglia di netto tutti i paesi del napoletano. Sembra piuttosto che un quartiere, una paccottaglia di cemento.